Comunque, si parla, ed è abbastanza verosimile, di 270 milioni nel loro globale per quattro giocatori in particolare, ossia Barella e Dumfries per l'Inter e Leao e Teo per il Milan. È fantascienza oppure... Allora, io credo sia fantascienza tutto questo circolo di denaro nella sessione invernale. Non si muove mai così tanto. No, no, ma si parla ovviamente per la prossima per estate, la prossima stagione, ma partendo, diciamo, con gli accordi da gennaio. Tutto può essere. Allora, di base credo che la situazione in casa Inter, se non si risolve il problema societario in tempi brevi, adesso vediamo, perché c'è il CDA, si deve ufficializzare il debito, che dovrebbe essere intorno ai 140-150 milioni di euro. Se si mormora che Zhang possa dare un segnale facendo un aumento di capitale, io non ci credo, perché da quello che ci dicono dalla Cina non arriva niente, e quindi questo aumento di capitale non ci sarà, e in ogni caso questo possiamo spiegare cosa significherebbe un aumento di capitale? Vuol dire che la proprietà immette liquidità nel club di tasca propria per ripianare il cosa che non fa da quanto tempo? Credo da mai. Quello che invece la Juventus ha fatto già l'ultima volta che l'ha fatto è stato grazie al prestito. Glielo chiedo un attimo, scusami, poi ritorno da te. Lo chiedo a Marcello un attimo. L'anno scorso è quello che la Juventus, se non vado errato, ha fatto già due volte. Ha fatto due volte negli ultimi anni e mezzo. Sì, negli ultimi due bilanci. Quindi l'effetto è cancellare la situazione ma debitoria. Ma c'è i creditori dietro la porta, dove li tira fuori i soldi che c'è i creditori dietro la porta? Prima deve pagare i creditori, poi può fare l'aumento di capitale. L'ultimo aumento di capitale fatto è stato fatto grazie al prestito di Octree, quindi di fatto lui di tasca propria non ce li mette. In sostanza vuol dire che trova il modo di inserire liquidità da parte sua, posto che deve oppure deve fare delle cessioni. Quindi da parte sua, nel senso che arrivano dal padre, dalla Cina, dal suo portafoglio. Da dove abbia i soldi, no, Zhang, io sinceramente non lo so. Posso solo aggiungere una cosa e chiede Emanuele se me la conferma. Il meccanismo è questo, nel senso, Zhang, metti che sta a Milano, no? Per fare l'aumento di capitale ha bisogno del proprio patrimonio. Il patrimonio di Zhang è il patrimonio del padre, che sta in Cina, che ha problemi con il governo cinese, che gli ha salvato l'azienda. Però il governo cinese ha detto: tu da qua non sposti un euro. Quindi la difficoltà sta nel capire che se Zhang senior non può portare fuori un centesimo dalla Cina, Zhang junior non ha neanche un centesimo, quindi l'aumento di capitale diventa molto difficile. Io dove abbia i soldi Zhang sinceramente non lo so, magari credo che sia così, ma guarda, detto ciò, io non ci credo agli aumenti di capitale da parte di Zhang. Credo che sia più probabile che entro breve, dato che il mandato è stato dato, e poi la famiglia Zhang venda l'Inter. Il problema è che se non avviene in tempo... Rama, correggetemi se sbaglio, Filippo. Sì. Ha contratto anche un prestito in Portogallo all'Inter di 140 milioni, qualcosa del genere, che deve essere estinto. In Portogallo? In Portogallo? Sì, l'operazione è stata fatta in Portogallo attraverso una banca, andate a verificarlo. No, ma può dare, io ero rimasto al debito di con 100, Octree, di 140 milioni. C'è anche Octree. Il problema della restituzione di quel prestito. Se non gli dai i soldi, Octree diventa proprietario dell'Inter. Milioni, credo. Il problema è che se non avviene questa cessione societaria da parte di Zhang, da parte di Octree, che non trova il modo di non farsi dare i soldi da Zhang, entro fine anno almeno una cessione deve essere fatta. In ogni caso, per ripianare almeno parte di questo debito e sostenere... E vado da Massimo a questo punto. Perché Maurizio, ti devo fermare purtroppo perché abbiamo la fascia pubblica. Filippo, quindi riparto con te. Inter in crisi, Milan un po' meno. Senza questi giocatori, questa possibile assenza di questi giocatori da gennaio, come vedi il futuro di queste squadre? Cioè quelli che vendiamo, dici? Quindi li vendiamo. Non lo so, io spero di no. Speriamo di no. Allora, posso dire solo che ovviamente se perdi dei pezzi importanti non è sicuramente una cosa positiva, è sicuramente una cosa che ti penalizza. In mezzo ci saranno i mondiali, prima del mercato di gennaio, ci saranno tante cose da fare. L'unica cosa che dico su Skriniar, che se... Seguo un po' il discorso di Ema e quello che si dice anche in giro sui giornali, eccetera, che se davvero l'Inter sarà costretta o a vendere Skriniar a 30, 25, quello che è, le cifre di cui si parla a gennaio, oppure
verrà, lo perderà a zero a giugno. Se dovesse succedere, vuol dire che l'Inter ha fatto a livello dirigenziale un grosso errore di valutazione. Perché se tu hai la possibilità di rinnovare a Skriniar e lo sai e resisti alle offerte del Paris Saint-Germain, che possono essere di 50, 40, 70, non lo so, lasciamo perdere, metti che sono 50, andiamo nel mezzo, e tu rifiuti perché sei convinto che hai la sicurezza della firma del rinnovo, allora bene. Ma nel momento in cui tu ogni estate, ogni momento, devi lottare col bilancio, devi lottare con le entrate, con le uscite, e non hai in mano la sicurezza di un rinnovo di un giocatore così importante, e ti arrivano 50, tu sei costretto a darlo via, anche se non hai un sostituto, anche se a livello tecnico ci perdi, perché comunque il giocatore sa che ha costo zero l'anno dopo e non vuole rinnovare, te lo tieni in casa che sa che l'anno prossimo va da un'altra parte, e in più tu hai perso 50 milioni di euro. Io non lo so se è così, magari poi Skriniar rinnova, quindi magari il problema non si pone, ma se non dovesse essere così, allora l'errore di valutazione sarebbe grande, secondo me. Massimo, quanto è grande questo rischio che l'errore sia molto grave? Ma intanto bisogna vivere la cosa da vicino, però ti dico, io se dovessi essere il procuratore di Skriniar e sento che il ragazzo vuole comunque cambiare aria, andare al Paris Saint-Germain, lavoro in questo senso e ho un'autostrada vuota, nel senso che io lo porto a gennaio, che peraltro vuol dire ancora un mese e mezzo perché poi il campionato si ferma per i mondiali, lo porto a gennaio, chiamo Campos del Paris Saint-Germain, gli chiedo a questo punto quello che dovevate spendere per avere Skriniar alle vostre dipendenze a giugno, io ve lo porto il giugno successivo, se vi interessa ancora parametro zero, quanto mi date di commissione, quanto date al ragazzo, perché se davate 7, 8, non so quanto al ragazzo, però versando all'Inter 50, 60 milioni, oggi al ragazzo gliene dovete dare 12, a me mi dovete dare una commissione di 20, punto, questo è. Io poi peraltro, scusami, per quanto riguarda la società, e secondo me qui grandissima responsabilità ce l'ha Zhang, che ha messo in difficoltà anche i dirigenti. Io vorrei ricordare che nell'ottobre del secondo anno di Antonio Conte io dicevo già queste cose e qualcuno mi rideva in faccia dicendo che mi inventavo le cose, eccetera, eccetera. Siccome io sapevo di questa situazione e so tuttora che l'Inter è legata a questo prestito, peraltro un prestito di 275 milioni, dove impegno c'è la stessa Inter, attenzione, nel senso, intanto il prestito è al 12%, l'interesse è 12% all'anno su 275 milioni di euro, fatto, fatto da Okitri a una holding che controlla l'Inter, quindi sono non 30 milioni l'anno di interessi, per fare la cifra. Esatto. È una holding, che adesso non ricordo il nome, una holding di Suning che controlla l'Inter, che però ha dato, che è a scadenza 2024, che ha dato impegno praticamente la holding stessa nel momento in cui non dovesse assolvere alla restituzione di questo prestito, o non so all'interno del prestito a quante rate di interessi eventualmente dovesse saltare. Quindi l'Inter potrebbe potenzialmente fare lo stesso percorso che ha fatto il Milan quando praticamente il cinese poi ha dovuto cedere tutto a Elliot con partecipanti di questo prestito completamente diversi, con entità completamente diverse. Ma la difficoltà in questo momento di Zhang è palese e sta trasferendo questa incertezza, secondo me, anche ad allenatore, a gruppo, a staff, a dirigenti, eccetera, eccetera. Io penso che Marotta sta camminando sulle uova e non può fare altro, perché avere una società dietro con questa situazione è sicuramente difficile lavorare. Ti faccio uno scenario, ma che forse è fantascienza, forse potrebbe non esserlo.
Ma noi stiamo parlando semplicemente di Skriniar sempre al Paris Saint-Germain. Mm. Ti faccio un'altra domanda. Non potrebbe esserci dietro, per esempio, un Chelsea con il quale già sono avanzati una serie di discorsi, sì, per cui l'Inter si potrebbe preoccupare di meno di arrivare a scadenza o meno, perché magari con il Chelsea ci potrebbe essere l'accordo, che ne so, su Lukaku, come per dire, arriva da te Skriniar, Skriniar è d'accordo, gli dai quello che gli vuoi dare, 5, 10, 15, quello che è, tanto noi siamo d'accordo che magari lo scambio sarà, che ne so, Lukaku Skriniar. Ma innanzitutto serve fare un rinnovo prima di poter fare questa cosa, se no, di fatto, se Skriniar non rinnova, il giocatore è libero di andare via. Se Skriniar non rinnova, tutti i discorsi di possibili scambi di cartellini non si possono fare, quindi prima di tutto deve esserci il rinnovo. Poi sul futuro, che possa esserci anche il Chelsea oltre al Paris Saint-Germain, è evidente, perché ci sono già stati contatti quest'estate. È stato proposto Skriniar anche al Chelsea, non solo al Paris Saint-Germain, e il Chelsea aveva preso in considerazione l'idea Skriniar. Poi non si è concretizzata una vera e propria offerta da parte del Chelsea, l'unica vera e propria offerta è stata quella del Paris Saint-Germain, rifiutata, come sappiamo, più per volontà della dirigenza italiana che non per volontà di Zhang, che in realtà spingeva e ha spinto fino all'ultimo momento quantomeno ad ascoltare l'offerta del Paris Saint-Germain. Poi non era così convincente, si è fatto convincere che non era così convincente venderlo, forse anche per una promessa che forse Skriniar e il suo procuratore avevano fatto a Marotta di un rinnovo nel momento in cui fosse stato tenuto a Milano e non ceduto. No, ma detto questo, no, sentendo quello che dice Emanuele, allora, c'è stata l'offerta di, all'inizio, non so, dimmi se mi sbaglio, 50 milioni. È rimasta 50 dall'inizio alla fine. Okay. L'Inter con il giocatore ha rifiutato. Però adesso ho sentito che all'epoca c'è stato un accordo sul discorso della firma. Scusa. Cioè c'è qualcosa che non funziona. Io non ho questa notizia. Boh. Non lo so. Non ho questa notizia, scusa. Non è vero che sono arrivati a 50. No, ma assolutamente a parte vero. Massimo, non sono so la cifra, non so adesso, me l'ha detto Emanuele. Questo è quello che hanno detto. Però dico, no, il concetto è Emanuele, la cifra non è quella. No, il concetto è, anche se avessi offerto 30 milioni, non lo so, ma la cosa che non riesco a capire è che l'Inter in difficoltà gli è stato proposto una cifra, io sono in grossa difficoltà. Mi viene proposto una cifra, non si fa questo scambio, l'Inter va avanti con Skriniar. Però adesso sento da Emanuele e io ci credo, ma che c'è stato un accordo. Non ho capito Massimo, tu dici addirittura 60, cioè io pensavo 10 di differenza, cioè 40. No. Allora, io ti dico questo, con una persona che ha parlato con un dirigente dell'Inter, che cazzo. Allora, hanno offerto 60 milioni, l'Inter ne chiedeva 75, ok? Questa persona ha detto, ma vedrai che a 65 si chiude. Poi invece non si è chiuso, anche perché in quel momento, io te lo dico, si sono cagati addosso, perché altrimenti sarebbe andata tutta la curva nord sotto la sede dell'Inter, e quindi hanno avuto un tentennamento che si è accentuato e acuito, questo tentennamento, quando è saltato Bremer, perché Bremer doveva andare all'Inter e invece poi è andato alla Juve. In quel momento sono stati presi diciamo così alla sprovvista da questa situazione, e avendo rinunciato a quei 65 non sono tornati indietro. Però questo rafforza la teoria tramontana, è ancora peggio. Cioè, Io non lo so cos'è peggio. Io ti dico che quando stavo per essere dimesso dall'ospedale, è venuta a trovarmi una persona che mi ha detto: Skriniar lo chiudono a 65-70. Perché alla fine tra 70 e 60, 65 lo chiuderanno, dopodiché prendiamo sicuramente Bremer, sì. Anche se addirittura c'erano delle voci che dicevano no, ma vedrai che preferiscono risparmiare e andare su Milenkovic. Questa è stata, non è che me l'ha detto l'infermiere che mi veniva a fare la medicazione, eh. Allora Giacomo non lo trovo d'accordo, comunque ci dobbiamo fermare un secondo. Non è che non sono, velocemente, non è che non sono d'accordo, il discorso è che non capisco perché io ho un'offerta di 65, come ha detto Massimo, Bremer lo porto via 35 e me lo portavo io. Io Bremer non l'ho preso perché non avevo i soldi per prenderlo, perché se io avessi venduto Skriniar prendevo Bremer. È quel gioco lì che non ho capito. Allora andiamo in pubblicità. Prima della pubblicità ho interrotto Marcello, concludiamo il discorso Leao. No, io ho finito, quello che dovevo dire l'ho detto.
su Leao, io ho notato le due differenze tra il caso Leao e il caso Skriniar. No, sì, dicevo solo, cioè, la differenza principale è anche la scadenza, cioè no. Voglio dire l'Inter ha molto bella è la scadenza, perché se uno a gennaio può essere libero. La scadenza a gennaio significa che basta che traccheggio due mesi. E anche l'atteggiamento dei due giocatori che è certo, diverso, cioè certo. L'atteggiamento sì, di però uno a gennaio però, che è qua però è gennaio, non devo dire, non è che Skriniar ha rifiutato per ora il rinnovo, per ora il rinnovo non gli è stato proposto, cioè Skriniar non ha rifiutato il rinnovo. Skriniar sta propone, ma scusami, ma Super Marotta, visto che gennaio è qui che sta per arrivare, quando pensa di proporglielo? No, il primo gennaio, il 30 gennaio, vabbè, Marco, però l'Epifania? No, ma la proposta Marotta l'ha detto sarebbe stata fatta in questo mese tra settembre e ottobre, l'aveva già anticipato i tempi a mezzo stampa, non è un segreto. È una trattativa che, ma l'Inter si sa già l'offerta che farà l'offerta massima che può fare, che è quella che ha fatto a Brozovic, che ha accettato a 6 milioni e mezzo, quella di Lautaro, e quella è il tetto salariale massimo dell'Inter. Se Skriniar avrà un'offerta più alta e vorrà andare da un'altra parte, dirà no, non la voglio. Senti, non ha ancora rifiutato niente. Ma è ovvio che l'avrà più alta, cioè la logica che ti ma porta. Ma certo che l'avrà più alta, poi toccherà a lui scegliere cosa fare, ok? Ad oggi non ha rifiutato nulla. Bisogna sottolineare la linea comunicativa dell'Inter che continua a farlo parlare in intervista. Quest'estate aveva già scelto di andare al Paris Saint-Germain, si era già messo d'accordo col Paris Saint-Germain, quindi è come aver scelto dicendo sì al Paris Saint-Germain. Poi è stato tutto bloccato. Sì, ma perché l'Inter lo aveva venduto, lo voleva vendere. Ha avuto dei problemi. No, ma perché l'Inter lo voleva vendere e quindi lui ha accettato il Paris Saint-Germain perché ha parlato col Paris Saint-Germain. Poi l'Inter non ha venduto Skriniar. Puoi anche non accettare, Filippo, puoi anche non accettare. Bastoni ha detto chiaramente: io non voglio lasciare l'Inter. Sì, certo, quindi hanno ritirato, tra virgolette, Bastoni dal mercato. Sì. Skriniar invece, nel momento in cui c'è stata una trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain, si è parlato col Paris Saint-Germain e si è accordato. Certo, però scusa Massimo, ma io ti Massimo non è che non scusa, però ho capito, ma va benissimo, però non è che Bastoni e Skriniar sono le stesse personalità con le stesse offerte. Bastoni voleva rimanere a Milano, a Skriniar nel momento in cui non ha parlato, non è che stiamo mica al bar. Cioè, no, sto dicendo, non ho sentito, che Max, tu ma hai detto, Filippo, tu hai detto che Skriniar non è andato al Paris Saint-Germain perché non era d'accordo ad andare al Paris Saint-Germain. No. O se era d'accordo, ma se è stata l'Inter che non è ma non ho detto questo, Max, ma io non ho detto questo. Ho detto nel momento in cui l'Inter ha detto a Skriniar: guarda che comunque sei sul mercato perché ti possiamo cedere al Paris Saint-Germain. Skriniar ha detto: ascolto il Paris Saint-Germain. Però Skriniar non è andato a bussare all'Inter a dire me ne voglio andare, allora vendetemi. No, sbagliato, non ha detto ascolto il Paris Saint-Germain. Skriniar si è messo d'accordo col Paris Saint-Germain, sì, è un po' diverso. Da certo. Io ascolto e poi rimango alla fine. Ma si è messo d'accordo nel momento Skriniar in cui ha accettato di andare. Sì, nel momento in cui l'Inter ha detto a Skriniar sei cedibile, ti cediamo al Paris Saint-Germain. Lui poteva anche dire no, voglio rimanere qua, ma che ha fatto Bastoni? Scusami, ma sì, ma Bastoni non è Skriniar. Quello che ha fatto Bastoni, ho capito, però tu hai detto un'altra cosa. Hai detto che lui ha ascoltato, lui non ha ascoltato, è quello che sta dicendo. Scusa Marcello. Max, ma certo, poi lui si è messo d'accordo. Ma se io Inter, Max, però io ho detto un'altra cosa. Se io, Skriniar è all'Inter, sta bene all'Inter, ok. Io Inter vado da Skriniar e gli dico: guarda, noi all'Inter, ti cediamo. Allora dice che non vuole andare, scusa. Non ho capito. No, ma capito, ma magari nel momento, però scusa, nel momento in cui l'Inter ti prospetta l'idea che ti sta vendendo, quindi a quel punto è l'Inter che ti sta dicendo: guarda che noi ti dobbiamo vendere, lui va dal Paris Saint-Germain, si mette d'accordo col Paris Saint-Germain. Ma non è che ti faccio una domanda, ma non è vero. Ma tu sai come si è mosso Campos? Io sto facendo. E allora dimmelo tu. Campos si muove, te lo dico io. Campos si muove e va dal giocatore e chiede: tu verresti al Paris Saint-Germain? E lui ti dice: sì, io ci verrei. E fanno un accordo che non è un contratto, è un accordo
per le prestazioni sportive del giocatore al Paris Saint-Germain. Dopodiché questo accordo si può trasformare in contratto se ratifichi la conclusione dell'eventuale accordo tra le tue società. Ok? Quindi Skriniar non ha detto io non ho l'accordo col Paris Saint-Germain perché io voglio stare all'Inter. Non è successo questo. Il Paris Saint-Germain prima va dal giocatore, chiede se il giocatore vuole venire all'Inter, prende un accordo economico, dal momento in cui c'è l'accordo economico comincia la trattativa con l'Inter, che non è andata a buon fine. Quindi il signor Skriniar voleva andare al Paris Saint-Germain, ma non c'è andato perché non si sono messe d'accordo le società. Questo è io la sapevo. È diverso da quello che. Ma io la so, io la so diversa. Voi sapevate anche che Bremer e Dybala erano già dell'Inter. Voi sapevate. Però sono due anni che si dicono. Però sono due anni che si dicono che l'Inter cede i pezzi e non li ha ancora ceduti. Quindi si sbaglia ogni tanto tutti. Non li ha ceduti. Skriniar e Barella sono ancora qua, per dire. Ma Skriniar e Barella sono ancora qua, Bastoni ancora qua, sono due anni che si dice che vengono ceduti, sono ancora qua. Magari l'anno prossimo li cedono. Ma no, ma ho capito, però Max, scusa, stiamo facendo uno scambio di idee, io ti dico quello che penso io e quello che so io, poi, per carità, io non sto dicendo che ho ragione io ti sto dicendo quello che so io e che penso io, poi non ho la pretesa di aver ragione. Un'altra malizia invece, voglio andare un attimo da Giacomo, perché se queste voci del popolo sono giuste, insomma, l'Inter dovrebbe incontrare Skriniar dopo la partita col Barcellona. Adesso non è una data casuale, perché dopo il Barcellona tu sai se stai dentro la Champions, se stai fuori la Champions, cioè non è che si prepara che se succede Caporetto poi alla fine tutti liberi, questa è la domanda. Ma sì, sono d'accordo con te Maurizio, io credo che comunque Marotta, che ne dica la gente, non so, qualcuno può piacere, qualcuno no, a me piace molto come lavora, perciò io credo che in questo momento non è semplice lavorare in questa situazione, perciò credo che Marotta lo può fare anche prima, io credo che lo fa prima. Il discorso del contratto, il discorso dell'incontro sicuramente avverrà prima, perché noi abbiamo detto che ci sarà Barcellona e quello che hai detto te comunque è una cosa molto molto mirata, è una cosa che io condivido, però io sono convinto e credo nelle capacità di Marotta e io credo che lo farà prima, questo incontro ci sarà prima. Cara Vanessa, per credere come crede lui nelle capacità di Marotta, dobbiamo andare ad analizzare una situazione a 360 gradi. Esatto, perché l'Inter non ha solo il problema Skriniar. Credo che Marotta ne ha molte di situazioni da dover analizzare. Allora, continuiamo a parlare di Inter. Federico, allora vado da te. Vediamo insomma il mercato, cosa prevede per questa squadra. Sì, abbiamo preparato una grafica con dei nomi di giocatori che potrebbero finire sul mercato, chi per un motivo, chi per l'altro. Andiamo a vedere, allora, anche abbiamo considerato anche quelli, per esempio, che vanno in scadenza di contratto. Quindi vediamo quella che potrebbe essere la rivoluzione dell'Inter, forse a gennaio, io credo più probabilmente a giugno, però a giugno questi sono i giocatori che potrebbero non esserci più. Handanovic, Skriniar, ne avete già parlato tanto, De Vrij, che è un altro giocatore in scadenza di cui invece si parla pochissimo, ma c'è anche lui. Dumfries, molto ambito sul mercato, soprattutto inglese. Gosens, l'ha detto prima Emanuele, se fosse arrivata un'offerta concreta probabilmente sarebbe partito già la scorsa estate. Lukaku non è un giocatore dell'Inter, di fatto è un giocatore del Chelsea in prestito all'Inter, e poi c'è Dzeko, ultimo anno di contratto, no? Anche per lui, un ingaggio molto importante. Quindi insomma, diciamo che sono sette giocatori. In realtà allargando il giro sono anche di più, perché c'è Gagliardini che è in scadenza, c'è Darmian che è in scadenza, dovrebbero essere 11 giocatori sono in bilico in questo momento in Filippo, casa 11 su 24 è praticamente mezza squadra para. Beh, alcuni non è detto che sia un male che siano in scadenza. Però devi sostituirli e devi trovare il modo di andare a trovare qualcuno. Sì, vanno sostituiti, magari puoi ridimensionare alcuni ingaggi, però alcuni giocatori, non so, probabilmente hanno finito la corsa.
Dzeko non verrà rinnovato, ma Dzeko prende 7, quanto sì. prende 7 milioni di euro a 36 anni, poi vai a 37, Handanovic è in scadenza, prende 2 milioni e mezzo e quest'anno il suo rinnovo ha creato anche un pochino di confusione tra le gerarchie in porta. Vabbè, poi Darmian è un rinnovo che devi fare, su D'Ambrosio vediamo, se, io credo che sia un giocatore molto prezioso D'Ambro, poi la società farà le sue valutazioni, il suo ingaggio non è neanche così alto. Kordaz è il terzo portiere, ha 38 anni, non lo so se punti su un giovane come Stankovic o su qualcun altro. Ci sono vari discorsi da fare e tutti da contestualizzare. Sono 11, poi bisogna ragionare su quei 4-5. De Vrij è uno su cui devi ragionare, capire cosa ti può dare ancora, quanto chiede, se ha altre possibilità. Cioè, devi contestualizzare ogni rinnovo. Però quello che dico io, già se noi prendiamo soltanto i nomi più importanti, no? Sì. Cioè, De Vrij, Skriniar per la situazione che abbiamo detto, Dumfries per le proposte che ha, De Vrij perché è in scadenza e Dzeko, già questi cinque. Sì, eccoli qua. Eccoli. Cioè, no, ah no, questa è la probabile rivoluzione. No, ma sì, dico soltanto già da soli questi cinque. Sì. Lasciamo perdere se è giusto o non giusto, perderli o non perderli, ma una volta che tu ne pensi tra parametri zero, scadenza di contratto e tutto il resto. E beh, per una società che ha difficoltà economiche, comunque sostituirli allo stesso livello ha una spesa e un valore. Cioè non è così, cioè significa che intanto depauperi tutta la rosa e poi per non depauperarla devi... No, però fra quei nomi lì comunque da Dumfries e Gosens riesci a tirare su qualcosa. Cioè Dumfries e Gosens vanno venduti. Ho capito. Gli altri, tu da Gosens invece... recuperi 28 milioni? L'idea dell'Inter... Che è la quando cifra che l'Inter dovrà spendere dall'anno prossimo? L'idea dell'Inter... dell'ultima sessione di mercato, quella estiva, era di fare un prestito con obbligo di riscatto fissato a 24. Questo è quello che sappiamo noi, ovviamente. Poi il Bayer Leverkusen non è mai andato oltre il però diritto di riscatto. Ha detto no, questo contratto oggi non c'è. No, però la cifra quella è. Che dicevi, Marcello? No, torniamo a parlare di nuovo di Gosens come se fosse, cioè, una cosa normale. Dice, vabbè, ma l'Inter ha deciso. Ma l'Inter non l'ha manco visto giocare, non ha neanche sfruttato su giocatore. Pensava di aver fatto un grande acquisto e adesso vede, cioè, lo inserisce tra quelli da Marcello, questi sono i giocatori che in questo momento hanno avuto delle offerte su cui ci sono dei dubbi. Però io non credo che se... Se questa resta la società, Barella arrivano 55 milioni, 60 milioni. No, credo che anche Barella vada messa dentro. Ecco, io credo che Emanuele, ma io non è che io sto entrando nella disquisizione con te, cioè che tu hai prospettato il possibile mercato. Io sto chiedendomi, ma un giocatore che tu hai preso l'anno scorso dicendo avendo fatto un colpo, dice, l'ho anche preso a un buon prezzo, un giocatore forte come Gosens, che tu non sfrutti per le sue capacità, per quello che è, per il suo valore, e che improvvisamente si ritrova sul mercato, quello che dicevamo prima, è arrivato poi a trattare con l'Leverkusen in quest'estate, c'è un problema intorno a questo giocatore, c'è o no? Se un giocatore già non gioca e a questo punto preferisci liberartene per guadagnare dei soldi, un problema c'è o no? Sì, certo. O lo vogliamo c'è. Negare? Certo, è lo stesso problema che poi ci può essere, perché ci sono dei giocatori che noi non abbiamo nominato, ma per esempio Correa è un altro, Correa è un problema, un'altra spina nel da 31 milioni dell'Inter. O no? Eh sì, ma perché Correa è invendibile in questo momento. Io vorrei andare un attimo da Massimo, perché la mia impressione ma l'ambiente che noi parliamo tantissimo di Skriniar o di Inzaghi, però mi sembra che l'Inter cammini sulle uova proprio per la società, cioè nel senso che proprio quello che sta impostando rischia in qualunque momento di poter avere, diciamo, una situazione molto complicata. Ma allora, io intanto non mi schiero, non che non mi schiero, sono sempre molto attento a quello che per esempio dicono i tifosi, però i tifosi oggi della Curva Nord che hanno esposto, non so, un comunicato dove chiedono a Zhang di andarsene, ma lo chiedono in funzione del fatto che si sono accorti persino loro che le incertezze, la precarietà della società si, diciamo così, trasferisce alla squadra. È inutile. Poi ci saranno 3 giocatori su 10 che non lo avvertono, o anche 7 su 10, ma ci sono sempre giocatori, staff, allenatore, ma gli stessi dirigenti, come non so chi diceva prima, Marotta e Ausilio stanno facendo delle cose straordinarie sapendo che dietro c'è una società precaria, e quindi fai fatica a lavorare, e così
è una cosa a catena, anche nello spogliatoio secondo me c'è questa situazione. Ma l'aver tenuto Skriniar, secondo, questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglio, ma avverto anche nelle prestazioni di questo ragazzo che insomma probabilmente con la testa, lui non dico che era già a Parigi, però insomma è stato sulla corda del trasferirsi, del muoversi tra le altre cose in una squadra, non che l'Inter non sia importante, ma in questo momento forse il Paris Saint-Germain rispecchia forse un gradino in più rispetto all'Inter, quindi era diciamo un movimento in avanti verso la carriera di Skriniar. Poi magari andava al Paris Saint-Germain, non giocava mai, però anche quello è stato secondo me una situazione a mio avviso vissuta male dal calciatore che poi è rimasto, e forse sarebbe stato il caso di mettersi d'accordo e poi se non prendere Bremer, perché i prezzi poi si erano alzati in questa asta con la Juve, io mi sarei buttato su Milenkovic o su qualcun altro. Ecco, su quello non ho capito perché l'Inter non ha chiuso a un prezzo che sembrava, anche se poi ci sarebbero stati tifosi sotto la sede, però purtroppo a volte la poca chiarezza da parte della proprietà ti porta poi a fare alcuni movimenti che sono anche impopolari. Comunque così è, non è semplice. Sono d'accordo sul discorso che lavorare in questa situazione, ma noi l'abbiamo detto all'inizio trasmissione. Adesso noi stiamo parlando dell'Inter, ma è una situazione purtroppo in Italia che parecchie squadre sono in questa situazione. Però vorrei la memoria storica di Tiziano, io la vorrei tirare fuori un attimo, perché ti sembra che l'Inter in questa situazione abbia delle analogie con il vecchio, cioè quello pre-Eliot, tanto per renderci conto, quando la situazione era confusa e quindi nella confusione societaria rientravano pure degli errori gestionali? Sì, però è sorprendente perché il predecessore di Eliot non può essere paragonato all'attuale proprietario dell'Inter, perché i problemi dell'attuale proprietario dell'Inter è che non può portare fuori i capitali dalla Cina. Il problema, il nocciolo della questione è quello, ma è un'azienda con un fatturato notevolissimo in Cina, quindi non c'è un paragone, c'è l'impossibilità di poter fare investimenti, e quindi questi comunque sono grossi problemi, perché è inconcepibile che una squadra come l'Inter si trovi in una situazione come quella attuale. Però purtroppo dipende anche da questo fenomeno, l'impossibilità di portare fuori dei capitali da parte del proprietario dell'Inter. Che comunque durerà ancora per parecchio, visto diciamo quello che sta accadendo in Cina a livello economico. Ci saranno le nuove indicazioni dal governo cinese, che non credo siano molto diverse da quelle che ci sono adesso. Sono praticamente peggiorative, forse sì. Ancora. Ma quello che ha detto Max è vero, cioè il clima di incertezza lo stanno vivendo tutti, lo sta vivendo il tifoso, lo sta vivendo il giocatore. La situazione di Skriniar è una situazione ancora più delicata, perché Skriniar non solo è stato tutta l'estate in bilico sulla partenza o no, è anche un giocatore in scadenza che deve comunque fare un contratto nuovo, che sia con la società vecchia o con la società nuova, e quindi ha in bilico tante cose, da un cambiamento di vita a un cambiamento di squadra. Mettendola in soldoni, se il problema sono 400.000 euro in più per Acerbi, figuriamoci che vuol dire passare da 3 a 6 milioni per Skriniar. Bah, quello sinceramente non lo so, perché se l'offerta di 6 milioni e mezzo verrà fatta, quindi non credo, il problema è superarla non puoi, e quindi se accetta Skriniar 6 milioni e mezzo e vuole rimanere a Milano per scelta di vita va bene, se invece vuole guadagnare di più l'Inter non ha nessun'arma per poter combattere l'offerta di qualcun altro che sta messa molto meglio. Però a maggior ragione significa poi perdere in una situazione precaria 40-50 milioni. Ma infatti è quello che io dicevo all'inizio, cioè se tu sai di essere in questa condizione e non hai la certezza di poter firmare un rinnovo, a quel punto anche se rischi una rivolta, però se ti servono i soldi, perché all'Inter servono i soldi, ce lo stiamo dicendo da mesi, e sei costretto ad accettare. Però vediamo come si sviluppa la situazione. Se Zhang è intervenuto proprio a fine mercato dicendo bisogna tenerli, teniamoli tutti. Cioè, io non ho ancora capito la politica di Zhang. Prima li rimprovera perché non hanno fatto le vendite che devono fare. Poi però arriva dalla Cina e dice no, bloccate tutto, Skriniar lo teniamo. Cioè, Ma hai ragione. Ha capito che si deve vivere a Milano. Dopo la pubblicità, ragazzo. Anche in vista insomma del big match di questo weekend. A tra poco.